Il Danubio attraversa 10 paesi ed è il fiume più lungo dell'Unione Europea. Qual è l'impatto delle attività umane su questo delicato ecosistema fluviale? Proteggerne la biodiversità è la missione di REXDAN, un progetto di ricerca europeo multidisciplinare che dispone di laboratori a terra e su questa nave, la più grande di questo tipo nelle acque continentali europee. Ma cosa misurano qui i ricercatori? On prend la qualité de l'atmosphère jusqu'à 15 km, on prend la qualité d'eau, la qualité de biota, ça veut dire tout ce qui vit à partir de petits trucs microscopiques jusqu'aux grands animaux. On veut connaître qu'est-ce qui se passe ici, quels sont les dangers pour l'écosystème étendu. Il delta del Danubio è una riserva biologica. I cambiamenti climatici e l'attività umana hanno un impatto sullo stato delle sue acque, dei suoi sedimenti e di tutti i suoi ecosistemi. REXDAN riunisce specialisti di varie discipline. Stefan monitora le condizioni di 4 specie di storione, di cui 3 a rischio di estinzione. Nowadays there are many emerging contaminants and we don't really know which is their effect on the sturgeon. The goal is to create a complex integrated analytical framework which will serve as a decision support tool for the decision makers to adopt proper solution for conservation of those species which are endangered. In queste acque internazionali, tra Ucraina, Moldova e Romania, i ricercatori romeni prelevano dei campioni che poi sono analizzati nei laboratori sul battello e negli altri laboratori di REXDAN all'Università di Galati. L'individuazione delle microplastiche è tra gli obiettivi principali. Microplastiche le sono considerate il vettore di trasporto alto polluante, precum metalele, compuși farmaceutici, pesticidele și alți factori patogeni. Am estimat că Dunărea transportă anual aproximativ 50 de tone de microplastice pe teritoriul României. Comisia Europeană își propune ca până în anul 2030 să reducă poluarea cu microplastice cu 30%. Il budget totale di REXDAN è di oltre 19 milioni e mezzo di euro, di cui l'85% finanziato dalla politica di coesione europea e il restante 15% da fondi nazionali. Solo in Romania il Danubio assicura acqua corrente a 6 milioni di persone. Cette eau, c'est la vie. Avec de l'eau polluée, la vie è più dura, più complicata e più difficile. C'est pour nous qu'on fait ça. L'impact de la pollution qui se fait maintenant, ça va se voir sur la santé des gens dans 10 ans.